Benvenuti amici, io sono Salpimpos, oggi torniamo su Inscription, andiamo a continuare la nostra partita, perché l'ultima volta sono stato trasformato in una carta. Ottimo, il problema è che sta carta ancora non l'abbiamo vista, nel senso che l'ho creata ma ancora non l'abbiamo giocata. È potente, devo dire che è potente, quindi iniziamo subito, continuiamo la nostra partituccia e voi come sempre supportate serie e canale lasciando mi piace. Ho dimenticato la tua statuetta, la statuetta, alzati a porta, sì, perché non mi hai salvato? Ah, di fianco alla cassaforte, sì, lo capisco, se mi fai alzare per cortesia. L'ho capito, fammi muovere. L'avevo fatto, perché non mi hai salvato? Dai, siamo shell. Allora, prendiamo qua la statuetta. Va bene così, eccomi, la metto. Aspetta un attimo, ci organizziamo qua. Dall'altra parte. Ok, eccomi qua, la metto qua. Carta, vediamo se esce la mia carta. L'ultima volta non è uscita. Vediamo adesso, coyote, l'esile coyote. Ma cosa ti aspettavi per quattro misere ossa, ovviamente. Lo scarafaggio e il serpente a sonagli. Le frate è una creatura fragile, si riesce a sconfiggere le sue zanne mostruose. 3 di attacco, 1 di vita, con 6 ossa però. E vabbè, prendiamo il serpente, va. Prendiamo il serpente, forza. Andiamo avanti. Sai, sei libera di alzarti per far circolare il sangue. Non ti preoccupare, andiamo avanti, spediti come una marmotta. Allora, se lo ritieni necessario con quelle, puoi tagliare una delle mie carte. Oppure scoiattolo. Le forbici sono interessanti. 2. 2. Oppure una roccia. Io mi prendo 2 forbici, va, nel dubbio. Gli tagliuzzo le carte. Andiamo all'incontro. In genere non si prende neanche la briga di spiegare le ossa. Va bene, eccoti una dritta. Vedo nel passato una vittima. Scrivere un codice nel regolamento. Non ti preoccupare, il regolamento, ce ne freghiamo del regolamento. Allora, possiamo schierare il cosino qua. Direi di farlo. Lui che sta schierando, l'astro nascente, una carta che possiede questo sigillo, assume una forma più potente dopo un turno. Allora dobbiamo ammazzarlo immediatamente. Scoiattolino qua. Ed evochiamo l'ermellino qua. E attacchiamo come non so che. Ok. Ti è piaciuta la mossa? Va bene così? Va bene così. Attacca, che poi difendiamo. Lupacchiotto. L'ammazziamo prima, non ti preoccupare. Allora, non abbiamo vittime sacrificali qua, quindi facciamole, prendiamole. Prendiamole, mettiamo. Che posso prendere? Mettiamo lo scoiattolo qua. E attacco. Attacca assolutamente. E via, che te lo ammazzi il lupacchiotto. E vabbè, giustamente, che potevo fare? Prendiamo. Mi sento sempre in difficoltà in questo gioco. Qualsiasi mossa io faccia, come glielo attacco che non ho bestiole io qua? Come? A meno che sacrifico l'ermellino. Perché non posso fare altro. Ossa non ne abbiamo. Sacrifichiamo l'ermellino e attacchiamo l'alfa qua. Forza, lupacchiotto. Tranquillo, ermellino. Sopravviverai. Mettiamolo qua e attacchiamo. Forza. Almeno mi difendo un po'. Prendiamo una vittima sacrificale. Il povero scoiattolo. Abbiamo 4 ossa. Dove che è? 6 ossa, è tanta roba però. Va bene, si attacchiamo, attacchiamo, attacchiamo. Forza, l'ultimo punto. Non ha più nulla lui. Non ha più nulla. Io pesco un opossum. L'opossum lo posso schierare. Ma se gli attacco ho vinto. Quindi che schiera a fare? Ma che schiera a fare? Dammi la vittoria e basta. Va bene così. Oh, un'altra carta. Se desideri, ora puoi alzare. Non ti preoccupare della mia circolazione. Mi circola il sangue. Mi darà tempo per pensare. No, no, tranquillo. Voglio vedere la carta che mi spetta adesso. Che posso prendere? La mia carta. La posso prendere. La mia carta. Mantide. La vivace mantide. Le sue zampe raptatorie colpiscono sia a sinistra che a destra. Interessante. Quindi non centrale però. Non male però. Allora, alveare. L'intoccabile alveare. Quando viene toccato peschi un'ape. Finalmente la mia carta. Prendiamo la mia carta. Assolutamente. Adesso giochiamo con la mia carta, ragazzi. È potentissima. Con soli 2 sacrifici abbiamo una carta d'attacco 4 e difesa 6. Allora, un gruppo di sopravvissuti. Ah, qua possiamo potenziare la roba. Un più uno a che? C'è spazio per una creatura attorno al fuoco. Ha detto uno. Il calore ne potenzia il valore di potenza. Il valore di potenza. Potrei potenziare la mia carta. Impossibile. Però già abbiamo un attacco di 4. Io potenzierei comunque delle carte che
sono facili da evocare, tipo l'ermellino, no? Almeno facciamo due di attacco. Potenziamo l'ermellino, va. Forza, va bene così. Dagli l'attacco. Adesso sì. È stato potenziato dal calore. Va bene così. Forza, alla prossima battaglia. Adesso hai crampi. No, non ti preoccupare. Se mi fa male la schiena, mi tengo il dolore. Dobbiamo combattere. Capite che le partite. Non ti preoccupare delle partite che durano a lungo. Avanti. Nel regolamento, che c'è scritto? Lì c'è decisamente un codice scarabocchiato. Stava cercando il sigillo della rana toro. Che senso? Vabbè, però giochiamo, poi me lo guardi il regolamento. Allora, scoiattolo e possiamo evocare l'ermellino, ma subito proprio, instant. Anche perché lui sta evocando, quindi io mi evoco l'ermellino qua. Però quanta vita ha? 3. Qualcosa no, mi fa uno di attacco. Il passo. Ah, può svolazzare. Ah, ce ne sono due pure. Può svolazzare però, quindi è un problema. Vabbè, facciamo. Pazienza, almeno uno lo ammazzo. Poi quel. Perché che pessima giocata? Perché non mi dì queste cose, per favore? Ma come attacco? Poi lui schiera, mi fa i danni, me li fa, però poi lo ammazzo. No. Non mi fare venire i dubbi, Ermelli, per favore. Abbiamo un osso qua. Me ne servono due. Quindi. Tutto ossa. Non lo so, per scrivere una carta? Rana toro, una sacrifi un sacrificio. Vabbè, attacco, qui attacco, non posso fare tanto. Ma quantomeno una zona liberata. Prendo danni assurdi. Prendo danni assurdi. Scoiattolo mi mette in difesa. Al coyote che mi fa 2 di danno. Assolutamente. Allora, rana toro. Ok. Questo potevo bloccare il volante, effettivamente, però lui mi faceva 2 di attacco, quindi va bene così. Me lo posso schierare qua. E così glielo distruggo. Insomma, gli faccio un po' di danno, non glielo distruggo, però dico, dobbiamo attaccare prima che lui sta passando in vantaggio. Ok, ci siamo. Non ho carte, quindi peschiamo un mostriciatto, il lupo. Attacchiamo come no. Chi è? Mi arrendi? Ma come ti arrendi? Puoi accettare la mia resa. O puoi terminare questa partita lentamente. Ma scusami, ma come ti arrendi così? Accettiamo la resa. Scusate, che fare? Non te ne approfitti. Approfittiamocene. Allora, questo che è? Possiamo scegliere una carta oppure. Vediamo, questo non l'ho provato. Ora devi fare una scelta diversa. Non scegliere una bestia specifica, ma il costo che desideri pagare. Il costo che desidero pagare? Ossa? Ma ossa quante? Non è specificato il numero. No, mettiamo due. Mi sento preso in giro. Due. La vigorosa tartaruga di fiume. Tutto qua, una tartaruga. E che cos'è? Vabbè, quantomeno abbiamo una difesa in più. Una carta casuale con un costo di due. Che cosa ti aspettavi? Forse era meglio se la sceglievo normalmente. Vabbè, ma prendo, va. Meglio di niente. Alzati, mi darà tempo. No, non mi voglio alzare. C'è il falò? Possiamo potenziare le carte. Facciamolo. Assolutamente. Facciamolo. Allora. Io più due. Ah, la vita. All'opossum. Ma vale la pena l'opossum con una d'attacco. Il lupo quanto è d'attacco? Non si è 3. Lo do al lupo. Lo do al lupo. Comunque il lupo sta diventando una carta bella forte. 3 di attacco e 4 di difesa. Direi che ci siamo. Fretta con il lupo. A posto. Forza. Prossima battaglia. Qui c'erano altre due cosucce che da qui poteva arrivare direttamente al boss. Vabbè, facciamoci una battaglia, forza. Dobbiamo arrivare al boss, ragazzi. Quindi, attenzione, concentrati come le marmotte. Quante rocce? Ceppo. Questo che è? Non lo vediamo. Ah, coyote e coyote. Va bene. Scoiattolo. Lo piazziamo. Di attacco faccio veramente schifo. Vabbè, ne piazzo uno qua. Ed evochiamo subito la rana toro perché non mi devo far uccidere lo scoiattolo. Forza. Va bene così. Va bene così. Attacco. Gli faccio uno. Meglio di niente. Lui mi farà il casino di danni. Lui mi ha fatto un casino di danni. Allora, a me servono scoiattoli. Più che altro.
Ah, possiamo schierare l'opossum. L'opossum ha pochissima vita, però 2-1-1. E vabbè, lo facciamo perché non è che posso fare tanto. Non essere. Sì, scusami, devo pescare. Peschiamo lo scoiattolo. Che cosa pesco? Passiamo lo scoiattolo, forse. Lo scoiattolo e attacchiamo con l'opossum. Mettiamolo qua. Attacco. Vediamo. Sto prendendo una marea di danno. Eventualmente tagliamo qualcosa perché non voglio perdere. Possiamo schierare la tartaruga di fiume? Facciamolo. Assolutamente sì. Ecco, lo schieriamo qua. Due scoiattolini messi tattici qua. E la tartaruga che me la evoco qua. Qua, tutte e due. Fatto, fatto. E la tartaruga evocata qua. Possiamo attaccare, no? Possiamo attaccare. Pochi danni, però. Resistiamo, resistiamo. Non ho più carte in mano. Non ho più carte, quindi pesco un mostriciattolo. Hai mai dato una sbirciata a quel regolamento? Non l'ho dato, sai, quello lì. Lo leggi. Se ti dimentichi, un sigillo. Vabbè, non ti preoccupare. Hai presente i sigilli sulla casa? Sì, ho capito. Non ti preoccupare. Allora, tu intanto non lo possiamo schierare. Non lo possiamo schierare. Niente, possiamo fare niente. Possiamo fare niente. Io rischio di prendermi due danni. Quindi una tagliata gliela faccio. Che dite? Lo tagliamo sto coyote. E ti taglio la carta, brutto essere. Va bene così. Vediamo. No, non è successo niente. Meglio così. Allora, scoiattolino. Andiamo a sconfiggere questo coyote. Subitissimo pure. Subitissimo. Fatto. Attacchiamo come dei forsennati. E ci siamo. Siamo, ho fatto un caso di danno. Un danno, semplicemente. Allora, mi serve qualche carta da con cui utilizzare ste ossa. Ne abbiamo 5. Quindi vediamo. La mia carta. Me l'hai fatta. Ma come? Perché ti arrendi? Sai che la mia carta è invincibile. Perché ti arrendi? E prendiamoci sta vittoria. Che volete che vi dica? Se si arrende, dobbiamo arrivare al boss. Alzati. Alzati e cammina. Non mi alzo, va, dammi le carte. Dai, su. Non fa mantide. Avvoltoio tacchino. No, vabbè. Otto ossa. Il funesto avvoltoio. Il tiranno dei cieli. E il pipistrello. L'invadente pipistrello è una minaccia minore. Allora, io prenderei l'avvoltoio. Che è 8. 8, sì. Però c'è un sacco di danno. Anche questa, però. Fa attacca di là e di là. Prendiamo l'avvoltoio. I miei ragionamenti inutili. Allora, possiamo andare a prenderci un oggettino oppure al falò. Andiamo al falò. Vediamo che cosa possiamo potenziare, va. Allora, più 2 di vita. Va bene. Potenziamo l'opossum, visto che è così scarso. Opossum, sei troppo scarso. Potenziamo l'opossum. Vabbè, va bene così. Forza, ragazzi. Il boss. Alzati ancora. Non mi alzo, perché dovrei alzarmi? Andiamo al boss. Mi sa che mi devo alzare per forza, altrimenti sto boss. In battaglia contro il boss sono prove per saggiare le tue capacità con una posta in gioco alta. Con una fiamma potrai superarle oppure morire. Ma in che senso? Ti lascerò ottenere il fumo. Cioè? Che sento il fumo? L'incessante sferragliamento riverbera tra le tue orecchie. Il sentiero è stato bloccato da una figura grottesca. Quanto sei grottesco? Il prospettore! No, vabbè. Allora, calma, concentrati. Ho la mia carta pure. Quindi con il fumo. Che è sto fumo qua? Re delle ossa. Quando una carta che possiede questo sigillo muore, riceve in dono 4 ossa invece di uno. Interessante. E allora vediamo. Allora, tu attaccherai qua con il mulo. Il mulo scatta alla fine del turno del proprietario. Una carta che possiede questo sigillo si sposta nella direzione incisa sul sigillo. Ci picchia. Allora, intanto mi schiero il fumo. Così, nel dubbio. Quella si sposta, non lo so. Lo metto qua. Non so dove metterlo. Lo metto qua. Vediamo. Dopodiché, lo scoiattolo. Lui ha 0 d'attacco, quindi lo scoiattolo potrei metterlo qua così almeno non mi va a morire. Poi
non possa evocare nulla, va bene così per ora. Mi attacchi quella e prendo un sacco di ossa. Ossa a volontà, ok. Quella non si può spostare perché c'è il coyote. E io adesso attacco come non so che. Abbiamo quante ossa? 4. 4 ossa. Io mi pesco lo scoiattolo a sto punto e mi evoco la mia carta. L'ho fatto tanto per averla. Scoiattolino tattico qua. La mia carta super mega power schierata con il coyote, perché tanto quello non attacca, quindi chi se ne frega. Dopodiché attacco come non so che. Sono... quante sono? 5? Quante sono le ossa qua? 1, 2, 3, 4, 5... sono 6. Possiamo schiare il serpente allora pure. Qua che... la vipera. Però 5... intanto che lui arriva qua e mi distrugge la roccia, io gli faccio un sacco di danno. Quindi schieriamo anche il serpente. Attacchiamo come non se... potevo risparmiarmeli per il mio avvoltoio. Vabbè, pazienza, pazienza. Tanto mi mancano carte, quindi peschiamo le carte. Uno possum, buono. L'abbiamo pure potenziato, benissimo. Il mulo da soma glielo distruggo e affaccio attacco 3 con il serpente. Va bene così. Però prenderò un danno da vipera. Da vipera malefica. Una talpa pure. Scavatore, quando uno spazio vuoto sta per essere colpito, una carta che possiede questo sigillo si sposta in quello spazio per ricevere il colpo. Ho capito, quindi è una carta di difesa. Vabbè, attacco, non posso fare niente io. Ossa ne ho una, attacchiamo, vediamo che succede. Quello lo distruggo. Che è? Regalino? Grazie. Il mio mulo. No, vabbè, corbezzoli. Grazie, amico bello. La talpa. Ma scusa, adesso io ti faccio un danno enorme. Cioè, ti faccio 7 di danno. La partita è finita. Però io voglio schierarti il mondo qua. Fammi vedere le ossa. Quante ossa abbiamo? Non ho niente di ossa. Che mi hai dato di bello? Uno scoiattolino. Quindi se io pesco uno scoiattolino, ne abbiamo 2 scoiattolini. Che dite? Mi pesco lo scoiattolino. Poi ti uccido la vipera, così non mi fa danno. Vabbè, ho vinto. Ma voglio giocare fino all'ultimo. Scoiattolino tattico qua. Scoiattolino tattico qua. Tartaruga di fiume qua. I danni. I danni che sto per fare. 3 ossa. Anche l'opossum. Tutto. Schiero tutto il mondo io. Ciao. Arrivederci, caro il mio prospettore. Ma che è successo? Ma che è successo? Non ho capito che cosa sia successo. Quella carta di difesa si è spostata e ha parato tutti i colpi. E c'è morto pure... no, vabbè. Vabbè, non vorrei perdere alla fine. Allora, schieriamo la mantide. Vabbè che ho vinto. Adesso non ti puoi più parare. Adesso ho vinto. Non ti puoi più parare, caro ramoscellotto vagante. Schieriamo la mantide. E basta. Vacci a morire. Su, arrenditi. Stavolta non ti arrendi. Una marea di danno. Dai, è prospettore, non rompe più le scatoline. Spero che credessi sarebbe stato così facile. In che senso? C'è dell'oro in quelle carte. Mi stai prendendo in giro. Mi stai prendendo in... che sta succedendo? Ho colpito dell'oro. Ma scusate, ma sta presa in giro? Pepita d'oro. Quindi che fa con le pepite d'oro? Vabbè, pesco... mi sento preso in giro. Che è successo alla mia carta? Lo spettatore come boss, di nuovo. Vabbè, le posso sacrificare, no? Ma che fregatura, però. Vabbè, sacrifichiamo. Non hai più spazio, non c'è posto per quella carta. Ma con cosa attacco io con le pepite? Devo aspettare che me le distruggano. Ma che fregatura, ripeto, che fregatura. Vabbè, ho finito, va, fai tu. Fai tutto tu. Attacchi. Attacca, che vuoi che ti dica. Allora, prendo lo scoiattolo. Assolutamente. In qualche modo devo pararmi. 2, 4, sono 5, ecco. 9. Adesso schiera il tacchino. Schieriamo il tacchino. Oh,
cagnolino. Si è mangiato le ore. Che è successo qua? Quando la creatura avversaria viene posizionata di fronte a uno spazio vuoto, una carta che possiede questo sigillo si sposta in quello spazio vuoto. Non l'ho capita sta cosa. Vabbè, scoiattolo. Ermellino. Attacco. Tienimi in vita e adesso vediamo che succede. Attacco. Non gli ho fatto niente. Ma quanto avevo d'attacco io? Questa la perdiamo, mi sa. Questa mi sa che la perdiamo. Allora, un attacco glielo posso fare e lo distruggo. Mi mancano un sacco di ossa. Un sacco di ossa. Ho tutte carte da ossa io. Ma nel dubbio io una tagliatina te la faccio. Ma che dici? Sì, perché tu col lupo non mi puoi attaccare, brutto essere. Meno male che ho preso queste forbici. Allora, intanto attacchiamo. Attacchiamo il cagnolino. Spero di ucciderlo. Questo spostamento che non ho capito. Vabbè, meno male. Tu mi distruggi quella. Ok. Io ho delle ossa. Mi prendo uno scoiattolo. Lo metto qui. E poi attacco. Tanto due glieli faccio anche io. E via. Ho vinto. Permettimi di accendere ancora una volta le tue candele. Non è il momento di ucciderti per adesso. Meno male. Sconfitto, ragazzi. Come ricompensa ti è concessa l'opportunità di scegliere una carta rara. Scegli con attenzione. Una carta rara. Fammi vedere. Non ho parole per descrivere questo scherzo della natura. Cervo lungo. Poi. Povero bambino abbandonato. Se viene sacrificato non muore. Ma hai il coraggio di tentare? Bambino 13. Questo è Uraiuli. La sua forza bruta non ha bisogno di spiegare. Vabbè, prendo questa. 4 sacrifici, ma 7-7. Non so se mi spiego. Dico, la prendo subito. Ok, boss sconfitto. Hai proseguito con il suono del piccone del prospettore che ancora rimbombava nelle tue orecchie. Prima aria fatta allora, no? Che è? Seconda aria. L'odore rancido di putrefazione muffa ha impregnato l'aria umida. A ogni passo in avanti hai sentito rumori di creature che strisciavano e scivolavano nei paraggi. Ti sei incamminato con cautela nelle paludi. Siamo alle paludi. Mi alzo, non sono un tiranno. Puoi alzarti ogni volta che la mappa non è srotolata. Mi dà tempo di pianificare il tuo prossimo incontro. Ma tieni giù le mani dai miei averi. Va bene, ragazzi. Non so se dovrei fare qualcosa io ogni volta alzandomi qua. Devo fare qualcosa? C'è un lupacchiotto qua con la quale posso interagire. Mappamondo pure. Salve, che brutto essere. Va bene, ragazzi. Direi che però... Possiamo cambiare l'ora? Direi che però possiamo cambiare l'ora. Succederà qualcosa se imposto un'ora specifica? Non lo so. Direi che per oggi va bene così. Abbiamo sconfitto il primo boss del gioco. Se riesco a sedermi, magari. Se riuscissi a sedermi. Dov'è la mappa? Eccola qua. Quindi mi raccomando, supportate sempre se il canale lasciando mi piace. E noi ci vediamo al prossimo video di Inscription. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Attivate la campanella. E poi c'è tutto al prossimo video.